Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Uno degli argomenti spesso richiesto dal paziente o delle preoccupazioni da parte del paziente è una riduzione dell'eiaculato, una riduzione della quantità di liquido seminale. Quali possono essere i motivi ed eventualmente le cure? Ma innanzitutto dobbiamo differenziare anche in base all'età. Ci sono dei casi in cui, ad esempio, si ha una retroeiaculazione, ossia durante l'orgasmo il liquido seminale va in vescica perché vi è un rilassamento di quello sfintere che solitamente si chiude, uno sfintere interno, vescicale interno, e questo può succedere o quando si assumono delle molecole che riducono il tono di questo sfintere, in primis farmaci spesso dati dall'urologo per curare i problemi urinari, i farmaci alfaridici. Talvolta possono esserci delle piccole patologie periferiche neurologiche, come ad esempio nel diabetico o in persone con malattie di natura neurologica, dove questo controllo periferico e sfinterico viene un po' meno, quindi potrebbe essere anche un campanello di allarme. Ma senza andare in queste patologie così complesse e ansiogene, ci sono dei casi in cui vi è una riduzione, talvolta per motivi veramente sciocchi, forse un eccesso di eiaculazioni, una scarsa idratazione. Il liquido seminale è comunque un liquido composto dal contributo delle vescicole seminali, della prostata e in piccola parte del testicolo che contribuisce dando gli spermatozoi. Talvolta, ed è questo qua il focus di questo piccolo video, questa situazione viene riferita dall'uomo cinquantenne, magari con un accenno di andropausa. Allora, le cause possono essere due: un calo dell'azione del testosterone, una riduzione della presenza di DHT o di DHEA, ormoni che conosciamo ormai abbastanza bene, ne parliamo spesso nei miei video e li condivido con voi, oppure un inizio di ipertrofia prostatica. L'uomo, più o meno cinquantenne, affetto da un adenoma della prostata, può avere delle variazioni del proprio liquido seminale, sia a livello di presenza di alcuni elementi, ad esempio spesso vi è un aumento dello zinco nella persona affetta da adenoma, zinco che invece tende a calare di molto quando siamo in presenza di carcinoma della prostata, e una riduzione dell'acido citrico che spesso viene prodotto dalla ghiandola prostatica. Quindi ci sono delle riduzioni, modificazioni di qualità reologiche, diciamo, ma la quantità può essere ridotta spesso magari proprio per una ridotta attività prostatica. Spesso il paziente affetto da ipertrofia prostatica, da adenoma della prostata, produce un 45-60% in meno di liquido prostatico e talvolta anche banalmente per una compressione dei dotti eiaculatori che comunque attraversano, come fosse una galleria, attraversano la prostata, e la compressione dei dotti eiaculatori può chiaramente alterare e inficiare l'immissione nell'urea della prostatica del liquido seminale. Non per ultimo, io ricordo sempre anche magari la ridotta spinta della muscolatura, della fionda eiaculatoria. Ci sono dei muscoli, bulbouretrali, dei muscoli che si contraggono al momento del riflesso eiaculatorio, una loro debolezza che può essere legata a cali di testosterone o a una ipotonia del soggetto stesso, potrebbe manifestarsi con una ridotta spinta eiaculatoria e quindi apparentemente una ridotta quantità di eiaculato. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video.